Inizia una nuova settimana di Casemi Nutella, una nuova puntata, pronti per tenervi compagnia anche oggi, come cade ormai dal mese di ottobre, siamo arrivati alla 43esima puntata, ve lo ricordo, il martedì e il giovedì alle 14.45 in diretta su blogsicilia.it, sul canale 16 di Video Regione in tutta la Sicilia, isole minori comprese, perché vanno ricordate anche quelle, e poi in diretta anche sul nostro canale YouTube, quello di Blog Sicilia, sui social del nostro gruppo editoriale, Casemi Nutella e Blog Sicilia, e poi ancora stasera dalle 18 alle 20 sulle frequenze in FM di Radio Fantastica e poi ancora su Blog Play. Non siamo come quelli del sale, vi ricordate? In molte città siciliane c'è quello che passate, cioè quando mi cercate non mi trovate, noi quando ci cercate ci trovate. Allora, ieri sera ha debuttato questa fiction di due puntate, Macari, e l'ho vista e ho goduto perché, insomma, da siciliano occidentale finalmente ho detto c'è una fiction che non parla solo della Sicilia ibla, mettiamola così, ma anche della nostra Sicilia occidentale. Mi tirerò le ire di Ruggero Razza, che vedo collegato, di Mario Barresi, che è di quelle parti là, però anche noi abbiamo una bella parte di Sicilia occidentale. Ho pubblicato una foto che vi faccio vedere con un attore che ieri sera era protagonista, un carabiniere, e sto parlando di Sergio Vespertino, e ho pubblicato questo post, eccolo qua. Ma quanta Sicilia c'è nella faccia di Sergio Vespertino? 236 commenti, 1873 like, e c'è collegato Sergio Vespertino, al quale facciamo tanti bravo, bravo, bravo tu, Claudio Giovè, tutti quanti. Sergio, viva la Sicilia! E via sempre! Ciao, ciao a tutti quanti! Allora, tra un po' parleremo con l'assessore Razza e con gli altri ospiti di cose che riguardano vaccini e tutto il resto, però è anche bello raccontare che ieri sera il 28% degli italiani che erano davanti alla TV, 6.744.000 persone, hanno visto una bella Sicilia! È stato un bel successo, siamo contentissimi, ci siamo tutti quanti un po' sentiti, messaggiati, colleghi, anche con regista, anche con lo stesso Gaetano Savatteri, con l'aiuto regista, Barbara Daniele, insomma siamo davvero felicissimi. Senti Sergio, raccontiamo, tu sei il carabiniere di questa storia, di questo posto bellissimo, protagonista tu, il maestro Tuccio Musumeci, Claudio Gioè e tanti altri, tutti rigorosamente siciliani. Faccio i complimenti ai produttori di questa fiction, e sono contento che c'è l'assessore che ci sta ascoltando, perché finalmente abbiamo visto attori siciliani che non fingevano di avere l'accento siciliano, come accade purtroppo nelle produzioni dove arrivano attori di Roma che devono fare l'accento siciliano e faticano da morire. Ecco, vedo l'assessore Razza, buon pomeriggio Ruggero, grazie per essere con noi. Tu hai visto Macari ieri sera? Hai avuto modo di vederla? Sono arrivato tardi da Palermo a Catania e quindi non sono riuscito a vederla tutta, ma mi hanno detto che è stata una meravigliosa performance, e so da catanese di un grandissimo Tuccio Musumeci che ha fatto onore come tutti gli altri attori siciliani. Esattamente, guarda, visto che lo abbiamo citato, facciamo una cosa, proviamo a chiamarlo, perché lui solitamente mi risponde a questa del giorno, magari lo sapeva, vediamo se riusciamo a beccarlo, e così gli diamo un saluto. Tuccio Musumeci, insomma, appartiene alla categoria di quelli che dovrebbero essere già vaccinati, perché è oltre ottantenne, credo, se la memoria non mi inganna, non vorrei fare gaffe, perché magari quello si offende pure. Allora, vediamo se riusciamo a sentirlo, vediamo. Ma so che tramite telefono non succede niente, tramite cellulare non ti attacca. Buonasera, sono Minutella, cercavo il maestro Musumeci. Sì, allora, in questo momento è fuori. Ma eravamo rimasti che lo chiamavo in diretta. Sono Massimo Minutella. Allora fai una cosa, digli che noi tutti di blog, l'assessore Razza, Sergio Vespertino, gli mandiamo un grande abbraccio e complimenti per ieri sera. Vabbè, ma in caso, cioè, cos'è un'intervista? Cos'è? Ma era per un saluto in diretta, eravamo rimasti che lo chiamavo, ma va bene così, dagli tu da parte nostra i saluti. Va bene, il nome allora qual è, così lo segno? Casa Minutella. Va bene. Grazie, ciao, 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 ciao. Sergio, racconta stasera la seconda puntata. Quello che ci puoi dire però, Guarda, no, io ti racconto bene la prima, tutta quella che è l'adrenalina e l'ansia che si crea, e quanti messaggi sono arrivati di tanta merda, in bocca al lupo, eccetera, eccetera, che si fanno negli istanti prima, diciamo, dell'andare in onda. E quelli sono bellissimi. Di nuovo si riaccende tutto quanto, si riaccendono le spie, perché noi, diciamo, come categoria siamo davvero molto
molto indietro, molto fanalino di coda, molto questo arresto forzato che si è dovuto creare adesso da un anno in qua. Quindi quando c'è qualcosa di veramente finalmente che appartiene alle nostre corde, ecco che lì siamo subito pronti, eravamo delle molle pronte a scattare. Bene. Sergio, senti, quando avete girato questa serie, questa fiction? Ottobre, ma i ragazzi sono stati davvero, tutto lo staff si muove per 4 puntate, quindi si è rimasti parecchio, diciamo, in tutti quei luoghi tra Montecofano, tra San Vito e tutta quella zona occidentale che già comunque lo stesso regista Michele Soavi ha avuto modo con il film in TV, film TV Rocco Chinnici con Sergio Castellitto. Andavamo di nuovo a ripercorrere quegli altri luoghi, Custonaci e tutto quello che quella zona, quella fascia costiera che Sì. lui ben conosce. E lo stile è sempre suo, come vedete c'erano anche momenti dove lui piace sempre, che so, ti do qualche piccola chicca, ama tantissimo il movimento scenico quasi come delle vele e le stesse tende di casa. E quindi, intanto che c'è la parte narrativa, discorsiva, c'è anche un movimento scenico. Sì. Va alla ricerca di questi luoghi e li vive poi in prima persona. E Cioè, si quindi, poi, quando si accorti? spengono le telecamere, è una goduria sulla ricerca, diciamo, sempre. Sotto l'aspetto culinario e sotto Sì. l'aspetto, diciamo, naturalistico dei luoghi. Senti Sergio, tu sei stato testimonial tante volte per le campagne di vaccinazione contro l'influenza e chi meglio di te può invitare la gente che ci sta ascoltando, in questo momento sono più di 600 solo su Facebook, ma stanno aumentando, a dire alla gente mettiamoci in fila e vacciniamoci. Sì, assolutamente. Ma proprio rendiamoci conto di questo: tra il non fare e quindi con tutti i rischi che si corrono, ed il fare con l'eventualità, l'ipotesi, anche solo ipotetica, certa non certa, cioè è sempre bene che l'ago della bilancia deve andare sull'idea di fare, di agire, di muoversi. C'è gente che studia, bisogna affidarsi solamente a queste persone che hanno veramente votato la loro vita in ricerca. Sì. Per Appuntamento migliorarci tutti quanti, quindi basta, basta. stasera per la seconda puntata di Macari. Lo dico a chi avesse perso la prima su RaiPlay. Gratuitamente trovate anche la prima. Sergio, facciamo il tifo per Guarda, io non sarò su questa seconda, ci sono i miei amici, li guarderò con grande attenzione e sempre con un grosso in bocca al lupo. Presumo che sarò sulla terza puntata. Sono un personaggio fisso, quindi insomma, se tutto dovesse andare bene, facciamo le dita. spero anche tanto in un proseguo poi, insomma, di questa deliziosissima e bella e meravigliosa avventura. Grazie Grazie Sergio, bocca al dell'occasione. lupo, viva Grazie. Macari, grazie. Dopo la sigla ci colleghiamo con l'assessore Ruggero Razza, col dottor Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid. Vediamo come vanno i vaccini alla Fiera del Mediterraneo. Ci colleghiamo con Mario Barresi, Maglio Viola è qui in studio con me e con il professore Cascio, malattie infettive. Dopo la sigla, sigla sia. Sigla archiviata anche oggi. Buon pomeriggio a Ruggero Razza, assessore regionale alla salute. Ruggero, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a te Massimo, grazie a voi per l'attenzione, peraltro in un momento importantissimo come quello che viviamo in queste ore. Assolutamente sì, intanto, come dire, anticipatamente auguri, diventerai papà, credo per la prima volta. È un inno alla vita in questo momento, eh? Un inno alla vita diventare papà. Assolutamente tanto, era il motivo per cui ti dicevo che ieri ho fatto tardi nel rientrare a Catania, perché se tutto andrà bene, sono le ultime settimane e quindi cerco di essere il più possibile accanto ad Elena. Peraltro ti do una notizia che affronterò proprio giovedì prossimo, approfitto con te che sei l'assessore al ramo. Mi erano arrivate diverse segnalazioni sul fatto che al Policlinico di Palermo
I genitori, quindi il papà, non poteva assistere la propria moglie o la propria compagna al momento del parto, mentre al civico avevano, diciamo, inventato un protocollo per poterlo permettere. Mi hanno scritto, non dico quanta gente è qui in redazione. Ho sentito il professore Venezia, io ho fatto presente questa roba qui. E mi ha raccontato che finalmente hanno attuato un protocollo, sicché adesso anche al policlinico il papà può entrare in sala parto. E questo ce lo faremo raccontare giovedì, perché è una piccola conquista che mi voglio attaccare sulla giacca tra le tante cose che abbiamo fatto qui a Blog Sicilia. Fatte tante. In realtà all'inizio dell'esperienza del coronavirus, molto prudenzialmente, l'accesso alle strutture ospedaliere era davvero limitato. Oggi, grazie ai protocolli di sicurezza, alla possibilità di fare attenzione con una diagnostica adeguata, sarà possibile un po' per tutti vedere questi comportamenti. E io penso che sia la gioia più bella. Deve essere stato davvero tristissimo. Ecco, io vorrei immedesimarmi in quei genitori ora. Un po' lo posso capire, che nei mesi scorsi hanno potuto vivere in maniera diversa quel momento di grande felicità che è la nascita di un figlio. E allora io penso che tra le tante cose che ci lasciamo alle nostre spalle e quelle che ci avvicinano un po' alla vita normale, c'è il momento più bello della vita, che è quello della nascita. Ruggero, senti, prima di addentrarci in tematiche che poi ci faranno, tra virgolette, purtroppo perdere un po' più il sorriso, maschietto o femminuccia, te lo posso chiedere? Maschietto, Abbiamo maschietto, già il nome, Ruggero? maschietto. Sì, abbiamo il nome, però Non aspettiamo che possiamo. nasca. Ok, va bene, va Aspettiamo che nasca. bene, va bene. Buon pomeriggio a Manlio Viola, direttore di Blog Sicilia, che è qui in studio con me. Ciao Manlio, buon pomeriggio, grazie per essere qui. Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio all'assessore Razza che sono lieto di vedere qui in diretta con noi e agli altri ospiti. Buon pomeriggio a Ciao Mario direttore. Barresi, autorevole penna della Sicilia. Mario, buon pomeriggio. Pomeriggio, bentrovati. Mario, sei sul divano di casa tua, voglio immaginare. Sì, fra mezz'ora me ne scendo al giornale e quindi sono a casa, ho preso l'ultimo caffè. Va bene, grazie. Buon pomeriggio al dottor Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia. Buon pomeriggio, Renato. Apriamo il microfono a Renato che non lo sentiamo. Emanuele, per favore. Abbiamo visto il labiale, però. Andiamo anche dal professor Antonio Cascio, primario di malattie infettive al Policlinico di Palermo. Adesso sì. Antonio, buon pomeriggio. Buongiorno, ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, Renato, tu sei alla Fiera del Mediterraneo dove continuano Sì. le vaccinazioni. Raccontaci un po' come va. Siccome devo dirti, tutte le volte ci siamo collegati con te, sei sempre stato molto sincero e molto onesto. Quando va bene, quando va male dici che va discretamente bene. Quindi raccontaci come procede la Fiera del Invece devo Mediterraneo. dirvi che oggi va bene perché noi abbiamo immediatamente sguicciato, così come ci ha indicato l'assessore, da AstraZeneca a Pfizer. Avevamo la possibilità di somministrarlo, abbiamo il vaccino, abbiamo inserito i fragili, avevamo le seconde dosi, continuiamo ad avere gli ultraottantenni, quindi noi non ci fermiamo. Domani abbiamo 1500 fragili prenotati, poi abbiamo gli ultraottantenni, abbiamo anche le seconde dosi, quindi perfettamente in tabella di marcia. Quindi per capire, perché in parte all'inizio ho avuto qualche problema con il mio auricolare, AstraZeneca è bloccato, state somministrando Pfizer. Ma come l'assessore sa, su indicazione dell'assessore, su indicazione dell'AIFA, su indicazione di tutti, noi abbiamo bloccato la somministrazione di AstraZeneca. È mia personale opinione che questa cosa durerà pochissimo, nel senso che giovedì, quando l'EMA avrà possibilità di analizzare i dati, ci aspettiamo che possa essere rimesso in circolazione. Però, come diceva l'assessore ieri, ha avuto modo di nella conferenza stampa, questa cosa deve tranquillizzare tutti i cittadini, perché vuol dire che il sistema funziona. Se alla minima possibilità che ci possano essere problematiche connesse alla somministrazione di un farmaco, la farmacovigilanza si attiva, l'AIFA sospende, quindi immediatamente il cittadino è tutelato, si fanno ulteriori verifiche, sono convinto che dopo le ulteriori verifiche, se tutto è a posto, continueremo esattamente come stavamo continuando prima. Sì, allora chiedo a Mario e a Maglio, che sono due autorevoli giornalisti, di preparare le prime domande e di fare quante più domande possibili con risposte un po' più veloci, in maniera tale così argomentiamo su più cose. La mia prima curiosità è questa, Ruggero: come convinceremo i siciliani, non dico gli italiani, ma in questo caso siamo in Sicilia, a
a essere pronti a riprendersi l'AstraZeneca quando, perché adesso il calo del consenso nei confronti di AstraZeneca è caduto proprio in basso, cioè come li convinceremo i siciliani? Il danno che si è fatto è molto grande. Sì. Io l'ho detto anche nella giornata di ieri, ci siamo sentiti con i colleghi delle altre regioni italiane, abbiamo una forte preoccupazione perché è vero che il sistema ha funzionato, perché se si è sospeso immediatamente a somministrare un farmaco, se l'EMA e l'AIFA, che sono i due soggetti che in Europa e in Italia si occupano di verificare, ci daranno una risposta positiva, come è ragionevole pensare che accada, poi lasciami dire che non è così immediato che tutti i cittadini decidano comunque di andarsi a fare vaccinare con AstraZeneca. Noi suggeriremo due azioni. Intanto abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, coloro che possono fare comprendere come il vaccino sia l'antidoto più importante per ritornare alla normalità, lo devono fare. E io spero che anche da parte del grande mondo dell'informazione e della cultura venga uno sforzo importante a condividere assieme a noi l'esigenza di fare ripartire velocemente la campagna. Poi io ho una proposta. Secondo me AstraZeneca deve avere un piano di corsia autonoma rispetto agli altri vaccini. Siccome ne arriveranno migliaia di dosi e all'inizio molti vorranno vedere come procede, forse è il caso di liberalizzare l'utilizzo di AstraZeneca, cioè di consentire di fare il vaccino a chiunque voglia farlo il vaccino anche nelle diverse classi di età, ovviamente sempre che non ci siano delle controindicazioni. Cioè noi non possiamo permetterci di ricevere decine di migliaia di dosi di vaccino e vederle scadere in frigorifero. Allora dobbiamo immaginare uno slancio per questa nuova campagna che nasca dalla convinzione di ognuno. E lo dico, se ci sarà la possibilità di superare l'area generazionale e quindi se il mio turno arriverà prima di quando era immaginato che dovesse arrivare, io per primo farò il vaccino di AstraZeneca. Bene, verremo a filmarti, Ruggero. È filmato perché io penso che i cittadini hanno anche un po' la nausea quando si esagera nel volersi esporre personalmente. Sono d'accordo. C'è un tema che riguarda. Io per esempio mi sento di sottoscrivere l'appello del presidente della Federazione degli Ordini dei Medici perché venga approvato in Parlamento lo scudo per i vaccinatori. Cioè la campagna deve ripartire senza che gli operatori abbiano paura e senza che i cittadini abbiano paura. Gli uni e gli altri hanno diritto alla sicurezza. Mario Barresi, Mario, domanda per il nostro assessore e poi andiamo dal professore Cascio e da Maglio. Prego Mario. Sì, io sono diciamo confortato da quello che diceva Renato Costa, cioè che comunque l'Hub di Palermo oggi ha continuato a lavorare, però la preoccupazione da qui a poco secondo me è possibile. Io oggi vedevo alcuni TG nazionali che rilanciavano le immagini in diretta, per esempio da Roma Fiumicino, dove praticamente si sono fermati, e quindi chiedevo sia all'assessore e poi magari col conforto anche statistico del commissario Costa rispetto al, perché adesso bisogna considerare AstraZeneca bloccato per qualche giorno, poi ci sarà il rinculo diciamo psicologico dei primi giorni, che probabilmente non ci sarà proprio la fila per farsi l'AstraZeneca. Volevo capire con le riserve di Pfizer e di Moderna e con le consegne a breve scadenza quante dosi si potranno fare, perché secondo me bisogna anche farsi alcuni conti, perché ci sono i richiami, ci sono le disponibilità, c'è il rischio secondo me serio che il ritmo della campagna vaccinale possa subire un rallentamento. Renato Costa e poi l'assessore. Ma la preoccupazione è legittima, ma noi ci muoviamo sempre nell'ambito del rispetto della sicurezza. Cioè noi garantiamo una quota di seconde dosi che mettiamo sempre da parte e poi stiamo immaginando di avere, come ci ha indicato l'assessore, un numero complessivo di vaccini, non a Palermo, ma un numero complessivo di vaccini in Sicilia, in modo che chi ha più possibilità di vaccinare può farlo immediatamente, e questo evita di rallentare il flusso delle vaccinazioni. Quindi credo che questo sia abbastanza in sicurezza sulla somministrazione del vaccino, anche sulla sicurezza delle seconde dosi. Ruggero. No, ovviamente c'è un'attesa di un numero di dosi molto più ampio,
solo la prima settimana di aprile è previsto il raddoppio delle consegne di Pfizer da 50.000 a 100.000 e così anche per quanto riguarda le settimane a venire. Noi però non dobbiamo demonizzare i vaccini, ecco, io vorrei evitare, Mario mi può comprendere perché ne abbiamo parlato tante volte, di far passare poi l'idea di dire ai cittadini aspettiamo che arrivino gli altri. No, noi abbiamo una mole di vaccini che arriveranno nel territorio della nostra regione e che sono messi nella disponibilità di tutti coloro che si vogliono vaccinare. Oggi abbiamo aperto alla categoria degli estremamente vulnerabili, in poche ore hanno già prenotato in oltre 12.000 e io mi aspetto, tra l'altro sono vaccinazioni o con Pfizer o con Moderna e quindi possono essere immediatamente realizzate come quelle dei cittadini over 80, io veramente rivolgo un invito a tutti ad andare sulla piattaforma telematica, a registrarsi nelle agende vaccinali. A questo lavoro dal giorno 22 si aggiungeranno quelli dei medici di famiglia, diciamo che bisogna correre e per correre è necessario che tutti sappiano che il farmaco oggi è l'unico antidoto per uscire dalla crisi della pandemia, altrimenti si resterà a vita in una condizione di socialità che è molto complicata. Ruggero, senti, prima di andare dal professore Cascio D'Amaglio, che è qui, che è pronto anche lui per fare le sue domande, ti giro una segnalazione da parte di uno dei tanti lettori di Blog Sicilia, per grazie a Dio diventano sempre di più, di una signora che dice che, praticamente, ti faccio il riassunto perché ha mandato una nota vocale al nostro numero WhatsApp lunghissima, te la riassumo. In buona sostanza lei aveva già prenotato per i suoi genitori, poi c'è stato il blocco di AstraZeneca e quindi adesso dovrebbe cancellare la vecchia prenotazione e fare quella nuova, ma il sistema è andato in tilt per il blocco del vaccino AstraZeneca, scrive, e quindi non si riescono a cancellare le vecchie prenotazioni e non si riescono a fare quelle nuove per i soggetti fragili. Che si risponde? Tutto semplice, sapete che Poste Italiane, che gestisce per la maggior parte delle regioni, avendo iniziato in Sicilia la agenda delle vaccinazioni, ha ritenuto più opportuno, in determinatosi il blocco, paralizzare il sistema di prenotazione AstraZeneca in maniera tale che automaticamente, se dovesse riprendere l'autorizzazione, come dicevo prima, ragionevolmente avverrà, le agende possano essere riorganizzate in maniera automatica con una comunicazione ai cittadini. Quindi se io ho prenotato in un'età compresa tra i 70 e i 79 anni la mia vaccinazione, in questo momento non la posso né cancellare né spostare, perché essendo bloccata la vaccinazione AstraZeneca è bloccato il sistema. Quando verrà sbloccata la vaccinazione, automaticamente il sistema riallineerà le agende. Bene, Mario Viola, e poi andiamo dal professore Cascio. Sì, intanto voglio dire che quello che ha raccontato adesso l'assessore Razza l'ho verificato anche con Poste Italiane ed è una cosa che effettivamente è successa ed è una scelta, però io faccio sempre il monello in queste situazioni perché devo un po' rappresentare anche i cittadini e voglio raccontare qualche altra difficoltà che all'assessore magari può venire in mente una soluzione se non è già stata analizzata. In particolare i fragili. Sui fragili succede che c'è chi sta nelle categorie che, così come sono state indicate anche da un comunicato che è stato diffuso stamattina proprio dalla regione siciliana, ma non è ancora negli elenchi perché magari passano burocraticamente anche 6 mesi per il riconoscimento dell'esenzione che poi permette di passare negli elenchi. C'è un modo per velocizzare tutto questo ed evitare questi vulnus, assessore? I medici di famiglia. Da giorno 22 che però non rispondono attualmente alla lettera. Dal giorno 22 c'è questo secondo canale che è quello della medicina di base e può essere certamente utile. Per avere un'idea del volume e della dimensione, in poche ore sono stati caricati sul sistema oltre 500.000 cittadini siciliani. La porzione di ulteriori cittadini che non dovesse avere ricevuto ancora l'esenzione o prende contatto con l'azienda sanitaria provinciale di riferimento o si rivolge al proprio medico di medicina generale. Andiamo da ovviamente Antonio... quando ci occupiamo, lo dico al mio amico Mallio, quando ci si occupa di una campagna di vaccinazione che riguarda 5 milioni di cittadini, ci sta che nei primi giorni ci possano essere delle necessità di meglio mettere a rodaggio la macchina, guai se non ci fossero degli errori in maniera tale da poterli sistemare.
però io penso che dobbiamo anche essere un pizzico contenti nel pensare che siamo la prima regione italiana che oggi ha aperto la piattaforma degli estremamente vulnerabili, perché se avrai occasione di sentire l'ufficio stampa di Poste che l'organizza per tutta Italia, dirà che in Sicilia siamo i primi. Poi saremo anche i primi ad avere qualche difficoltà da superare, e lo faremo, mi auguro, con lo stesso impegno con cui abbiamo lavorato in questi mesi. Andiamo dal professore Cascio, primario di malattie infettive al Policlinico di Palermo. Antonio, tu sei sempre molto attento, fai i tuoi studi, le tue curve e tutto il resto. In questo momento in Sicilia, no, com'è il grado di contagio? Come siamo messi? Perché stiamo giustamente parlando dei vaccini, però siamo diventati arancioni. Il presidente Musumeci ha raccontato di non essere molto contento, però è una legge e quindi ci dobbiamo adeguare. Professore Cascio, e poi andiamo da Barresi. Sì, allora ritengo che nel complesso non siamo messi male, non ci meritavamo l'arancione, però tutto sommato qualche un po' di prudenza in più, di qualche restrizione, purtroppo alla fine dico non è bello ma fa bene, dico dobbiamo stare attenti, il virus continua a circolare e quindi non appena noi molliamo un po' l'attenzione le curve ritorneranno a crescere fin quando non riusciremo ad avere una massa critica di persone vaccinate. Quindi non dico ben venga la zona arancione e la zona rossa, no, dico io mi auguro di stare in zona gialla o bianca, però tutti dobbiamo essere molto molto attenti fin quando non tutti saremo vaccinati. Antonio, tu sei sempre intellettualmente onesto, ti conosco da qualche anno, mi pregio anche di poter dire che hai guarito il mio papà da una malattia infettiva importante, quindi onore al merito. No, mi sento di chiederti, ma quando ce ne usciamo? Secondo te, con i numeri che ci racconta l'assessore, che con i numeri che racconta Renato Costa, peraltro so che vi stimate vicendevolmente, secondo te la Sicilia quando se ne esce da questo virus? Ma guarda, io sono, purtroppo sono ottimista, non voglio quindi dire cose troppo buone, dico troppo belle, perché non, poi magari potrebbero essere disattese, però io mi auguro che venendo ora la stagione estiva, ma non è tanto il caldo quanto un po' le radiazioni del sole, i raggi solari, un po' chiaramente il numero dei vaccinati che continuerà a salire, mi auguro tornerà a salire in maniera sempre più veloce, ragionevolmente per questa estate, per metà estate io spero che i reparti si svuoteranno. Guarda, sto facendo il gruppo al fazzoletto. Mario Barresi, domanda per il nostro assessore, per i nostri ospiti, prego. Vabbè, all'assessore io poi volevo approfittarne anche da cittadino per fargli complimenti, perché poi spesso per la frenesia delle nostre vite, per i rispettivi ruoli, non c'è nemmeno il tempo per come in tutti questi mesi ha affrontato l'emergenza, e molto spesso ci ha reso fieri di essere siciliani. Poi magari domani combina una cazzata e salta tutto, però da cittadino mi sento di dirgli questa cosa. E poi secondo me poi ultimamente ovviamente è chiaro che il ragionamento è sempre su quando tutto finirà, i vaccini, l'immunità di massa, però spesso dimentichiamo un pezzo, c'è un grandissimo convitato di pietra nei ragionamenti che anche a livello mediatico si fanno in questi giorni, cioè tutta la percentuale di persone che sono state dal punto di vista aziendale, imprenditoriale, commerciale, massacrati da questo virus, e lì non c'è un vaccino, lì non c'è una cura, lì non c'è un Pfizer, una AstraZeneca, fra Roma e Palermo c'è un ping pong di responsabilità, è chiaro che la maggior parte dei ristori, dei cosiddetti ristori, dovrebbe arrivare dal governo nazionale, è uno degli impegni fondanti dell'insediamento del governo Draghi, ma chiedo all'assessore, la Sicilia molte volte Musumeci l'ha pure detto, noi ci proviamo ma dipende da Roma, cioè non può fare diciamo uno sforzo maggiore, ho letto la bozza della finanziaria, c'è pochissimo per le categorie a rischio, visto anche il grande dispiegamento di fondi europei,
non si può ipotizzare una piattaforma di misure regionali per chi è stato, ripeto, massacrato. Mi riferisco Sentiamo a l'assessore. Sì. ristoranti, bar, Sì. commercianti, Che eccetera, eccetera. peraltro oggi erano in piazza davanti Palazzo d'Orleani. Immagino tu li abbia visti, Ruggero. Prego, la risposta. Grazie a Mario Barresi, e in certi momenti basta una parola. Grazie dice tutto, perché le sue parole mi hanno fatto davvero, davvero piacere, sapendo perfettamente che al primo errore sarà correttamente e sarà giusto che mi venga fatto evidenziare in ogni modo. E so già che qualche altro errore ci sarà, quindi non mi sento esente da successive responsabilità. Il tema dei ristori invece è un tema molto importante. Chi ci ascolta deve sapere che la Regione può intervenire soltanto con fondi comunitari, non può intervenire con fondi propri. Questo vuol dire che sono soggetti anche a procedure molto complesse e molto articolate. Inizi una procedura nel mese di maggio, riesci a completarla tra le autorizzazioni nazionali ed europee molti mesi dopo. Il presidente Musumeci ha già detto nei giorni scorsi che lavorerà con gli assessorati competenti ad un ulteriore piano di ristori che, per essere previsto su fondi comunitari, verrà adottato dalla Giunta con una delibera per poi essere trasmesso all'Assemblea per il parere. Quindi non trovare delle norme nella legge di stabilità non vuol dire non avere previsto dei ristori complementari a quelli nazionali, ma sarà poi con atto amministrativo che provvederà il governo della Regione. Aggiungo con complementari, perché il grosso, e io la penso molto, ho riascoltato il giorno in cui il presidente Draghi ha accettato l'incarico di formare il nuovo governo, l'intervento che lui stesso aveva fatto al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini alcuni mesi prima, e aveva individuato come necessità per l'uscita dalla crisi economica l'utilizzo di cospicue risorse per evitare che si possa depauperare ulteriormente il tessuto economico. Le decisioni però devono essere rapide, e io penso che tanti operatori, dopo un anno difficile, si attendono dei segnali molto forti. Guardate, il clima nel paese è pesante, lo dimostra quello che è accaduto all'Istituto Superiore di Sanità. Nel nostro piccolo, oggi a me ha dato un grande dispiacere uno dei funzionari che più ha lavorato in questi mesi in assessorato, che è stato colpito da un grave fatto di salute, perché poi ognuno di coloro che lavorano è persona prima di tutto, è un uomo, c'è carne, lavoro, fatica e quindi stress. E quindi io davvero penso che tanto gli operatori quanto i medici, le persone che sono in prima linea, oggi hanno bisogno di vedere la luce, ma ne hanno bisogno anche per restituire se stessi alla normalità. Quindi spero si faccia presto. Ruggero, senti, scrive Daniela Occhione, per i non deambulabili che hanno prenotato, quando inizia la vaccinazione a domicilio? Iniziato la vaccinazione al domicilio, ovviamente procede parallelamente a quella lì degli hub, ma tutte le aziende sanitarie provinciali in questo momento soprattutto si stanno orientando sul completare le case di riposo e gli anziani tra di età compresa tra gli 80 e più, in maniera tale da poter esaurire quella fascia di generazionale di età che è quella che è stata più esposta. Poi, se volete, vi dico come sono i contagi oggi. Vai. Vai. Devo dire che anche oggi la curva del contagio sembra abbastanza piatta. In Sicilia siamo sotto i 600 casi, più o meno sono ridistribuiti nello stesso modo. Cresce un minimo l'ospedalizzazione, ma da noi si era abbassata fortemente. Ecco, mi sento di dire, senza fare polemiche sulla opportunità o meno di questa zona arancione, ha ragione il professore Cascio. Puntiamo a superare questi giorni restituendoci a una vita il più possibile normale, magari abbassando vistosamente il contagio. Non ci voleva il rallentamento della vaccinazione, ma io vorrei che tutti puntassimo ad un'estate che sia davvero diversa da quella ancora complicata che abbiamo vissuto lo scorso anno.
Ruggero, so che è 25, devi lasciarci per un altro collegamento, quindi vado spedito da Viola per un'altra domanda. Siamo Mario. Collegati più tardi insieme al presidente Musumeci con Farmindustria, perché lavoriamo al progetto di cui ha parlato proprio Mario Barresi sulle colonne della Sicilia di alcuni giorni fa, sulla produzione di vaccini in Sicilia. Direi che mai come in questo momento è importante lavorarci. Il ministro Giorgetti ha aperto un tavolo ed è uno di quei sensi di velocità che abbiamo avvertito rispetto ai mesi precedenti. Viola, prego. Sì, assessore, chiaramente gli errori che si fanno vanno corretti, hai detto bene, cioè, facendo qualcosa c'è sempre qualcosa da sistemare, l'importante è vederlo e correggerlo, ma perché, io sono un vaccinista convinto, bisogna procedere il più spedito possibile e questo stop non ci voleva e farà dei danni, quindi condivido anche questa impostazione, perché però non parliamo più praticamente di cure, visto oltretutto che l'ospedalizzazione, come giustamente hai detto tu, e succede già da qualche giorno, sta ricominciando ad alzarsi in Sicilia anche se il numero di casi è abbastanza basso. Intervenire sulle cure non è una cosa importante in questo momento anche per allentare, qualora dovesse salire, la pressione sugli ospedali? No, ovviamente le cure sono fondamentali, noi abbiamo sul coronavirus anche dei protocolli di cure domiciliari che il nostro comitato tecnico scientifico ha validato, degli ulteriori li facciamo, ma poi se mi è consentito dobbiamo parlare anche di tutto il resto del mondo della sanità, nel senso che la sanità in Sicilia non si è fermata durante la seconda ondata, in altre regioni italiane c'è stato il blocco dei ricoveri, c'è stato il blocco degli interventi non indifferibili, da noi abbiamo avuto qualche piccolo rallentamento nelle aree di maggiore contagio, ma la macchina è andata avanti. Io do due dati che sono significativi. Dal punto di vista delle prestazioni oncologiche, il Civico di Palermo e il Garibaldi di Catania nel 2020 hanno registrato un aumento del loro fatturato. Anche questo è un lavoro che secondo me va riconosciuto ai professionisti della sanità siciliana, perché fare procedere la macchina durante l'emergenza è stato molto difficile. Domanda secca di Barresi a Razza, lo stesso Viola, domanda secca, risposta secca, lo dobbiamo lasciare libero perché deve fare altri collegamenti. Mario. Sì, io lunedì su Repubblica leggevo uno stupendo reportage di Maurizio Crosetti che era stato in Sardegna, il titolo era Cronaca della vita come era prima, della Sardegna in zona bianca, quindi volevo chiedere all'assessore Razza se c'è un orizzonte temporale, un obiettivo per cui si possa pensare alla Sicilia sfruttando anche l'insularità finalmente in zona bianca. Ma io spero di poter dire che quello è un obiettivo che noi raggiungiamo, però ti ringrazio per aver citato quell'articolo e alcuni altri, perché è stato molto bello. Vi racconto un piccolo aneddoto. Per alcuni giorni la stampa sarda ha cercato il presidente Musumeci per chiedere al presidente Solinas di applicare in Sardegna il protocollo fatto in Sicilia, cosa che poi si è verificata, io stesso l'ho dato a Mario Nieddu, che è il nostro collega, e l'Unione Sarda, che è il principale quotidiano della Sardegna, ha pubblicato un'intervista a due pagine al presidente della regione per verificare come ai confini della Sicilia si fossero realizzati i drive-in negli aeroporti, nei porti. Poi da noi siamo una città, una regione di 5 milioni di abitanti, quindi la incidenza del contagio è sembrata più alta, però se facciamo il rapporto di proporzione tra la ospedalizzazione e i posti occupati e i casi singoli giornalieri, quello che tanti chiamiamo modello Sardegna, potremmo rivendicare un pizzichino che c'è tanto di Sicilia anche in quella scelta. Diciamo, lo diceva Mario Viola, si possono fare tanti errori e probabilmente ne sono stati fatti, però penso che dobbiamo anche essere orgogliosi di avere adottato delle scelte che non hanno fatto in altre regioni italiane. Ne volete un altro piccolo esempio? Vai. In Sicilia per la vaccinazione la prima cosa che noi abbiamo fatto, e la fiera di Palermo, vedevo Renato prima collegato, ne è stata la dimostrazione, tamponi e vaccinazione, sinergia tra protezione civile, forze armate e sistema sanitario. Anche in questo mi pare con qualche mese di anticipo rispetto a ciò che poi avrebbe deciso il presidente Draghi. Abbiamo tanti difetti,
Forse il più grande difetto che abbiamo è quello di non stimarci abbastanza. Viola, domanda secca, no. Risposta secca e poi lasciamo Razza, prego. Sì, molto velocemente. Qui da noi ci sono stati quei casi che ci hanno fatto un po' vergognare, quelli dei furbetti del vaccino. Adesso il generale Figliuolo dice in buona sostanza non si buttano dosi, vaccino anche l'ultimo che passa piuttosto che buttare una dose. È finita la stagione dei furbetti e poi, molto velocemente, quando arriva il Johnson & Johnson e tutto quello che deve arrivare, quando avremo finalmente un via libera vaccinale tale da poter procedere veramente in maniera spedita? Le famose sette lamette di Johnson, non se vi ricordate? Su Johnson si parla di una quota importante di vaccini nel secondo trimestre, quindi aprile, maggio, giugno. Sui furbetti ti ringrazio direttore per la domanda, perché l'altro giorno scorrevo i giornali con le cronache regionali delle altre regioni italiane e vedevo che i furbetti allignavano un po' ovunque. In Piemonte si indaga un prete perché ha finto i propri familiari come volontari di una RSA per farli vaccinare. Io dico che dovunque, dalle Alpi alla Sicilia, come recita una strofa del nostro inno nazionale, chi fa il furbo è sempre dalla parte del torto. Anche in questo dovremmo essere un po' più innamorati di noi stessi, perché già ci bastano i giornalisti delle altre regioni a non esserlo con noi, e dovremmo amare di più che non siamo poi così diversi da tutte le altre regioni d'Italia. Allora Ruggero, prima di lasciarti, due cose. La prima è dirti che ci sono un sacco di imprenditori che scrivono e dicono ma quando ci vaccinano? Perché stiamo vaccinando giustamente tutti, attenzione, giustamente tutti, ricordatevi che esiste... Io firmerò nel pomeriggio un protocollo, firmerò nel pomeriggio, così lo trasmetto al presidente albanese di Sicindustria, il protocollo che mi ha trasmesso, lo mando anche al collega Turano, che si occupa delle attività produttive, perché completato domani con Trapani i 9 hub provinciali che abbiamo realizzato con la Protezione Civile e le ASP, avvieremo la realizzazione degli hub in tutte le aree industriali siciliane. Questa è una bella notizia. Ultima curiosità, ma il presidente Musumeci ti ha suggerito qualche nome per il nascituro? Ma guarda, il presidente Musumeci è talmente tradizionalista che mi avrebbe suggerito il nome di mio padre e sa che non lo avrei accolto come suggerimento, non però, perché manco di affetto nei confronti di mio padre, ma perché nemmeno lui mi ha dato il nome di mio nonno. Allora, l'ultima cosa, so che vi volete molto bene tu e il presidente, ma gli chiederai di battezzare il tuo bambino? Ma già ci basto io. Ah, va bene, ok. Grazie Ruggero, buon lavoro. Diciamo che il mio figlio si troverà ad avere due genitori entrambi impegnati in politica. Tanti amici che sono impegnati gli vogliono bene, gli vorranno bene, magari glielo facciamo fare a Barresi, che sappiamo, ci devo pensare. Non è male come scelta. Ruggero, al prossimo governo che cosa ti piacerebbe fare? A me? Ma io se riesco domani faccio un salto in tribunale perché c'è un'udienza. Ripulisco la toga. Va bene, in bocca al lupo e buon lavoro, tanti auguri per il nascituro, ci vediamo presto magari da papà la prossima volta, in bocca al lupo per tutto. Andiamo dal professore, grazie Ruggero, Dio ti benedica, un abbraccio. Andiamo dal professore Cascio. Professore, allora tu dicevi giustamente della zona arancione che non ci meritiamo, però continuiamo a dare consigli giusti a chi in questi giorni deve stringere i denti. Il primo consiglio utile qual è? E poi andiamo dal commissario Costa. Il primo consiglio utile qual è? Dico sì, continuare a stare attento, dico purtroppo ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine al distanziamento, indossare la mascherina, dobbiamo continuare a fare questo, evitare i luoghi affollati, soprattutto se sono ristretti, assolutamente. Sì. Professore Cascio, ascolta, io ti confesso perché allora io faccio il mestiere della comunicazione, ho qui due autorevoli giornalisti, uno è Maglio, l'altro è Mario Barresi, dico sempre io faccio il conduttore, però dice giustamente il nostro assessore, noi che facciamo la comunicazione abbiamo l'obbligo morale di incentivare le vaccinazioni, come giusto che sia, però io ti confesso che io ho paura a farmi la AstraZeneca, ma proprio te lo dico con grande sincerità, per quanto arrivano notizie, anche proprio un'ultima notizia te la leggo, magari la conosci già, che a quanto pare Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne, deceduto domenica a 17 ore dalla dose del vaccino,
si dice che durante l'autopsia, secondo le prime informazioni, non sarebbe emerso alcun segno che permetta di collegare la morte alla vaccinazione. Ma io mi scanto stesso. Che mi rispondi? No, io dico questo, che ogni anno in Italia muoiono circa 600.000 persone, che corrispondono a circa 1.600 persone al giorno. E quindi se noi ora stiamo cercando di vaccinare tutti gli abitanti dell'Italia, è normale che, purtroppo, è brutto dirlo, che una persona possa morire, ma sta nelle statistiche, sta nei numeri. Quindi se questa persona ha fatto il vaccino ieri, l'altro ieri, 3 giorni fa, la settimana scorsa, addirittura 15 giorni fa, si dirà ha fatto il vaccino e ora è morto, è colpa del vaccino. Ora io con questo non voglio dire che i vaccini necessariamente non c'entrano niente, io sono assolutamente convinto che è giusto fare chiarezza e farla nella maniera più attenta, precisa, scrupolosa che si possa fare. Nello stesso tempo è stupido un pochettino giocare, perché sappiamo bene come, per esempio, di emorragia cerebrale si può morire, purtroppo, come ci sono dei casi, come una donna che è morta un po' di giorni fa, insomma, di emorragia cerebrale, e l'emorragia cerebrale è dovuta tante volte a piccole malformazioni delle arterie cerebrali che si possono purtroppo rompere, e quindi persone relativamente giovani possono appunto morire improvvisamente. Questo ovviamente non c'entra nulla col vaccino, però ripeto, essendo questo un periodo di vaccinazione, tutti riusciranno a trovare una correlazione temporale. Quindi dico io, massima attenzione, massimo rigore, ma evitiamo l'allarmismo. Nella stampa inglese, ora non è colpa di voi giornalisti, né siciliani né italiani, ora non voglio, però nella stampa inglese non è stato dato tanto credito, tanto spazio a questi eventi avversi. E gli inglesi si sono vaccinati in maniera assolutamente diligente, hanno fatto grandissimi numeri e stanno ottenendo grandissimi benefici. Quindi dico io, cerchiamo di andare avanti, va bene. Più spedita, però ovviamente non deve mancare l'attenzione, che ben vengono gli accertamenti, ripeto, più scrupolosi, attenti, precisi, che si possono fare, ma andiamo avanti. Renato, ti posso chiedere un regalo, Renato Costa, commissario? Cosa te lo devo, perché ogni volta che tu mi fai sentire il mio amico Antonio, al di là del fatto che lui è un mio amico, io mi rassicuro, perché... lo vorrei come unico comunicatore di questa crisi pandemica in Europa, perché è una persona preparata, rassicurante, ha i modi giusti per dirlo e soprattutto ha i titoli per poterlo fare. Se tutti fossero in queste condizioni, noi saremmo decisamente meglio. Troppo buono, Renato, troppo buono. Si vogliono bene. Senti, prima di andare da Barresi, Renato, a che numeri si viaggia di vaccinazioni quotidianamente alla Fiera del Mediterraneo in questi giorni? Ma noi viaggiamo di solito su 1.800-2.000 vaccini, che guarda caso è lo stesso numero dei tamponi che facciamo al giorno per adesso. Perché l'assessore, noi abbiamo un giro di 4.000 persone, 2.000 per i vaccini e 2.000 per i tamponi. Oggi non arriveremo a 2.000 perché c'è stato questo switch particolare, arriveremo a farne 1.200 credo a fine giornata, tra i prenotati e i fragili che abbiamo recuperato. Da domani torniamo a 2.000 vaccini al giorno. Allora, ti chiedo un regalo, se puoi, non so se sei nelle condizioni di poterlo fare, visto che sei alla Fiera del Mediterraneo, te la senti diventare reporter di Casa Minutella per 30 secondi? Ci fai vedere qualcuno che si vaccina intanto? Così lo facciamo vedere che c'è. O se si può. Io io lo posso fare, ma io sono al padiglione 16. Noi abbiamo trasformato la Fiera del Mediterraneo in una specie di cittadella della salute. Tra il padiglione 16 e il padiglione 20 ci sono almeno 300 metri. No, allora per no, allora resta qui. Prendiamo noi i tamponi. Posso farti vedere che per esempio che con noi lavora e che instancabilmente come tutti noi sta qua 16 ore al giorno. O se vuoi possiamo fare un giro per farti vedere. Io volevo vedere in diretta dove tutti lavorano. Io ti volevo chiedere in diretta se, non so se mi senti ancora, Sì, ti sento. Ti volevo chiedere in diretta se mi fate il regalo di vedere una vaccinazione in diretta. Io vorrei vedere una persona, l'ago che passa, se è una cosa che possiamo fare oggi. Allora guarda, se tu mi dai 3 minuti mi sposto col telefonino. Ti do il tempo di andare al padiglione e andiamo da Barresi, che salutiamo. Mario, tu se ti dicessero domani mattina AstraZeneca o niente, sì o no, lo fai?
Sì, assolutamente. Io sono. Dici tu, chi scrivenza non te può fare, giusto? Io sono prima ancora di essere vaccinista come Manlio Viola, sono fatalista. Quindi, e secondo me, nella civiltà delle immagini, a maggior ragione con l'influenza dei social, ci sono immagini e ci sono persone, personaggi che hanno un impatto fortissimo sulla gente. La fotografia di Mattarella dell'altro giorno insieme a tutti gli altri anziani. Seduto in modo sereno e tranquillo che aspettava, ha una forza persuasiva straordinaria. E secondo me, visto che ci sono tantissimi personaggi che hanno presa anche sui giovani, anche su target diversi a livello culturale, anagrafico, secondo me ci vorrebbe proprio una mobilitazione. Di persone, dovremmo creare un team ovviamente gratuito di influencer delle vaccinazioni per arrivare veramente al cuore dell'opinione pubblica, perché il rinculo negativo di questa sospensione di AstraZeneca secondo me avrà delle conseguenze molto negative di cui ancora non abbiamo nemmeno vagamente però conferenza. Mario, lasciami dire una cosa, approfitto della presenza del professore Cascio, che noi abbiamo collegato per primi in piena pandemia. Mi prendo la paternità di aver fatto il primo collegamento col professore Cascio, e lui questo me lo riconosce. È anche vero però, professore Cascio, che alcuni dei tuoi colleghi, esimi colleghi che vanno sulle TV nazionali, stanno facendo più danno che altro, perché uno contraddice l'altro quotidianamente, la gente non ci ha capito più niente. Sì, purtroppo è vero. La televisione ha dato tanto spazio alle persone che un po' più si arrabbiano, magari fanno più audience dicendo sì. Magari... Ma lo dici un medico che a te piace tanto, che dice cose più o meno sensate? Per esempio Burioni è uno che ti piace? Non vorrei fare incidenti politici, sì. Però... No, sì, Burioni è sicuramente bravo, anche se certe volte obiettivamente, forse essendo così bravo, un po' certe volte ha peccato un pochettino, un po' forse di presunzione, ha detto qualcosa che magari si poteva risparmiare, però nel complesso è sicuramente una persona molto brava. Okay. Allora, Mario, vuoi fare una domanda al professore Cascio prima di lasciarti? Sulla veridicità del flusso dei dati, molto spesso a noi arrivano segnalazioni rispetto, diciamo, a un ritardo rispetto alla situazione effettiva live e invece alla disponibilità dei dati ufficiali sulla base dei quali poi i governi a vari livelli assumono delle scelte che riguardano la nostra vita quotidiana. Cioè questo switch, questa mancanza di sincronia esiste, è di qualche giorno decisiva rispetto alle scelte che poi la politica prende su dati che apparentemente dovrebbero essere neutri e oggettivi? Sì, allora la bontà dei dati è fondamentale, un certo ritardo è fisiologico, certe volte ovviamente nei festivi, fine settimana, insomma ci sono ovviamente qualcosa può andare meno bene. Io sinceramente però non, tecnicamente non posso dare delle risposte, perché io non mi occupo della trasmissione dei dati, della gestione dei dati, e quindi non sono io la persona più adatta a dare delle risposte concrete a queste problematiche. Sono sicuramente importanti, e come più volte è stato chiesto, e sarebbe bello che fosse, sarebbe veramente utile che i dati in formato grezzo siano disponibili per tutte le persone che vogliono fare analisi su questi dati, perché magari sicuramente sia alla regione, al ministero, ci sono persone veramente in gamba a gestire i dati, però ripeto ancora, se i dati fossero disponibili in formato grezzo a tutti, ognuno che ha un computer, ha con piccole competenze di statistica, potrebbe avere anche il piacere di fare delle elaborazioni grafiche che magari potrebbero essere anche utili per la comunità, e quindi io auspico dati grezzi liberi per tutti. Libertà di open data, open data. Esatto. Allora, ultimissima domanda per il professor Cascio Di Maglio, e poi vi lascio, andiamo da vedere questa vaccinazione in diretta. Maglio, velocissimo, vai. Una curiosità che non so se il professore Cascio è in grado di rispondermi, se ha la conoscenza del fenomeno per rispondermi, ma
quanto è consistente? Esiste veramente una dimensione di antivaccinisti nel mondo sanitario e parasanitario? Perché se ne parla moltissimo, ed è una cosa che dal mio punto di vista sarebbe estremamente preoccupante, perché trasmetterebbe un messaggio sbagliato. Esiste questa fascia o no? Sì, un po' esiste, ma alcuni sono antivaccinisti a convenienza. Quando se la fanno sotto si vaccinano prima degli altri, fanno le corse, finiscono di essere antivaccinisti. Vabbè, quindi hai risposto. Non sapete perché il professor Cascio mi piace? Perché è libero, perché dice sempre quello che pensa, ma Dio ti benedica, ma ce ne fosse di gente così. Antonio, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Professor Cascio, primario malattie infettive al Policlinico di Palermo. Buon lavoro a Mario Barresi. Mario, porta i nostri saluti a tutti i colleghi della redazione della Sicilia, in quel di Catania, e baci, abbracci, grazie per il tempo che ci dedichi. Grazie mille, Mario. Lo vediamo, vediamo se Mario lo riusciamo a vedere ancora. Mi pare di no. Vabbè, eccolo lì. Mario, grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie. Mario, rimani, andiamo dal commissario Costa, che vediamo forse se era arrivato al padiglione. Lo vedo in movimento, in bassa frequenza, riesco a vedere le inquadrature, però se la regia non me lo manda significa che si è bloccato. Che idea ti sei fatto di questa chiacchierata? Ma che ci sono ancora molte cose da fare, e questo è abbastanza evidente. Poi mi farebbe piacere, se riusciamo a risentire un attimo Renato Costa, capire se sono stati risolti tutti i problemi che ci sono stati all'inizio alla Fiera del Mediterraneo. C'era anche un problema di luce elettrica, per cui è stato poi installato un nuovo contatore, c'era stato un problema di blackout, c'erano stati problemi di allineamento dei computer. Credo che siano stati risolti, volevo però farmelo confermare proprio da Renato Costa. Eccolo di Renato, nuovo. Ci senti? Io vi sento con qualche difficoltà perché c'è un po' di confusione, ma vi sento. Allora, senti, i problemi di energia elettrica... Sì, ti chiedevo... Ecco, qui c'è la parte dell'anamnesi. La domanda mi sa che faccio fatica a farla. Allora, Renato, se hai delle cuffiette, magari ci puoi sentire meglio con le cuffiette, se riesci. Credo che non... Però mi sa che abbiamo qualche problema di connessione. Mi sarebbe piaciuto perché... Renato Costa, lo vediamo inquadrato, il commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia, collegato dalla Fiera del Mediterraneo, dove in questo momento si viaggia alla media di 1.800-2.000 persone vaccinate al giorno. Renato, facci vedere una vaccinazione in diretta, se puoi. Sto vaccinando. Sto di là io. Sì. Diamo l'inquadratura. Cercare di fare l'inquadratura senza farvi vedere la faccia. Non ti preoccupare, gira il telefono, si capisce che è una cosa organizzata all'ultimo minuto, ma io sono un po' come Fiorello, penso le cose e le faccio. Ahimè, l'editore poi mi sculaccerà, ma pazienza. Aspetta un attimo, vediamo. Sì, qua siamo. Allora, siamo in diretta alla fine del Mediterraneo. Posso vedere il lago che entra nel suo braccio? Sì, sì, per forza. Deve essere da monito. Massimo, ce l'hai in diretta. Vai. In televisione. In televisione. TG5. Casa Minutella. Casa Minutella, quale TG5? Massimo, ovviamente no, poi gliele gli mandiamo un gadget. Manda il codice IBAN che ci facciamo un bonifico. Gli facciamo un bonifico di carne di cavallo che tiene su. Allora, questa è una vaccinazione. Io sono vegetariano, non te lo posso sentire dire. Hai ragione, chiedo venia allora. Allora, questo signore quanti anni ha? Glielo possiamo chiedere? Quanti anni ha? Io? Dai, quanto dici? Massimo, io non lo vedo. Quanto dici? Guarda. Io penso che questo signore, hai tante, con il capello bianco, sarà un sessantenne, 6-0. Due in più. Due ti 62. Ringrazio. 62, vabbè, già. Grazie. Ci siamo andati vicini con i 62. Allora, grazie. Noi stiamo guardando, grazie al... Guarda. Vediamo, inquadra meglio, Renato, ottimo così. Ecco, allora, signore e signori, in diretta una vaccinazione per Casa Militare in Black Sicilia, Medio Regione. Siamo alla fine del Mediterraneo. Questa è Pfizer, chiaramente, lo diciamo. È moderna, abbiamo sentito, è moderna. Ma è lo stesso, destro, sinistro. Va bene, allora vediamo. Facciamo il sinistro. Ah, dobbiamo cambiare braccio? Stiamo cambiando braccio. Ma perché la sinistra non andava bene? Non ne ho più. Ah. Destro, sinistro, la terza possibilità non c'è. Non c'è. Stiamo attenti, picciotti. È giusto che poi arrivano le lamette Johnson. Diventa un problema. Allora, questo è un gran bel regalo che mi state facendo, perché serve da monito a chi ci segue, a chi ha deciso di non fare il vaccino.
È una bellissima cosa. E intanto anche l'aiuto che ci stai dando per invogliare le persone a vaccinarsi, Massimo, guarda, che è importantissimo. Siamo collegati con Casa Minutella. Casa Minutella. Sì. Eccola la. Allora, aspetta, però se si mette davanti il medico, aspetta, non lo aspetta. Vediamo. Gira tu. Aspetta, ecco qua. Aspetta, si mette in avanti. Si è messo davanti il medico. Vaccino fatto! L'abbiamo fatto! Grazie. Mi sono sentito tipo Capodanno. Ora qua facciamo il trenino. Ce l'abbiamo fatto. Renato, senti, una cosa al volo e ti lascio. I problemi di energia elettrica e tutto il resto è tutto risolto, no? Sì, adesso abbiamo un contatore illimitato addirittura, abbiamo esagerato nell'altro senso, occhio, cioè non riusciamo più ad andare in overbooking. Renà, non lo dire perché poi ci sono quelli che si vengono ad allacciare abusivamente, stiamo attenti. Questo è vero. Stiamo attenti, sempre a Palermo siamo. Grazie a Renato Costa, mi ha fatto un regalo bellissimo, grazie, Dio ti benedica, buon lavoro, grazie. Grazie ciao, al nostro ciao. Direttore, Dio ti benedica Renato. Grazie al nostro direttore Maglio Viola. Andiamo dagli amici di Radio Fantastica. In studio arriva Ernesto Maria Ponte, Radio Fantastica. Ciao Massimo, posso cominciare cantando questo collegamento di questa settimana? Metti un po' di musica leggera. No, non continuo, però avete già capito che questa settimana, fra le canzoni più forti su Radio Fantastica, caro Massimo, cari amici di Casa Minutella, non potevano che esserci loro, che fra l'altro uniscono la Sicilia orientale con quella occidentale, quindi direi che è perfetto. Musica leggerissima con la Pesce di Martino, una delle tre canzoni più forti su Radio Fantastica questa settimana. Quando parliamo di musica italiana, subito dopo il festival sembra che esista solo quella. Quella che arriva da Sanremo, e invece no, anche se lui per la verità a Sanremo ci è tornato e ha cantato fra le varie canzoni, quelle di grande successo, quella che lo ha fatto vincere qualche anno fa nel 2019, ma ha anche cantato il nuovo singolo. Inuyasha, una delle tre canzoni più forti questa settimana su Radio Fantastica, la voce è quella di Mahmood. È arrivato il momento della terza canzone più forte di questa settimana su Radio Fantastica e state attenti perché il podio non è impegnato solo da musica italiana. C'è anche spazio per Sophie and the Giants con Right Now, canzone veramente piena di energia, fra l'altro la sua voce l'abbiamo conosciuta proprio l'estate scorsa con Hypnotize e adesso nuovo singolo per questa band britannica per chiudere il podio di questa settimana su Radio Fantastica. Ciao Massimo, ciao amici di Casa Minutella! Antonella in Sabella e in onda in FM su Radio Fantastica la mattina con tutto a posto, e peraltro il martedì e il giovedì godo dei collegamenti per raccontare in anteprima quello che facciamo, ma c'è una gran bella programmazione in questo momento mentre noi siamo in diretta e loro sono in diretta con Fabio Formosa e Carmelo Caccamo. Buon pomeriggio ad un mio amico, un artista a cui voglio molto molto bene per due motivi: uno perché gli voglio bene e due perché diciamo in tempi non sospetti io grazie a lui persi un posto di lavoro a tempo indeterminato. No, scherzi a parte, Ernesto Maria Ponte è un attore straordinario, purtroppo a distanza, va bene così. Ernesto, buongiorno. Siamo a distanza. Buon pomeriggio. A distanza, come stai? Ma guarda, devo dire la verità che alla fine mi sento, sto bene. Devo dare gli occhiali perché sì, vedo che perché sono... somigliavi con quegli occhiali un po' a Paolo Labruna. Paolo Labruna, mio carissimo, bravissimo, grandissimo attore. Bravissimo. Questo... No, è che sono presi, questi sono occhiali che si oscurano con la luce e esatto. si alleggeriscono con la luce. Allora, oscura. Ernesto, se, cioè, lo sapete benissimo, appartiene alla categoria di quelli che purtroppo sono stati dimenticati. Sto parlando della categoria degli artisti, dei teatrali. Cioè, anche prima del Covid io facevo parte di questa categoria. Anche prima del Covid un po' che ti è aumentata esatto. E Ernesto ha avuto una bellissima idea, quella di immaginare questa faccenda, cioè i teatri sono chiusi, dovevano riaprire il 27 marzo con una capienza di 200 posti a seconda della capienza del teatro, quindi fino ad un massimo di 200 posti, e la data era destinata al 27 di marzo, ma dubito che da qui al 27 si possa andare a teatro. Allora lui dice, ma se la gente non può andare a teatro, facciamo che io porto il teatro a casa della gente, e da qui un'idea
che trova promozione e produzione con il nostro editore, con Biagio Semiri. Adesso racconta tu e poi vediamo il backstage. Che l'idea è comune a Biagio, perché devo dire la verità che io avevo la voglia di fare in televisione il teatro, di portarlo in televisione, ma senza streaming. Cioè, è ovvio che è una cosa che secondo me, se lo devi fare, lo devi fare un po' come si faceva anticamente, come faceva anche Edoardo, come facevano il venerdì del teatro in sì. Rai. Esisteva, però erano ovviamente dei post-produzione, c'era un live, perché poi il live lo puoi pure fare, ma hai bisogno del il live, che significa vita, dal vivo. Il vivo, uscivo, cioè la vita, te la dà la presenza del... cioè non esistono live senza pubblico, cioè il live è... Tranne Sanremo. Ma infatti Sanremo, ahimè, devo dire la verità, sono stati magici Amadeus e Fiorello, perché hanno sicuramente lavorato in una condizione pessima, perché la presenza del pubblico laddove serve il pubblico è importante. Quindi l'idea di fare un progetto teatrale con una produzione, quindi esente dalla presenza del pubblico, dalla risata, anche perché è una commedia divertente, è stata poi una cosa, un'idea che è maturata insieme a Biagio Semiglia. E quindi con Blog Sicilia abbiamo detto, sì, facciamo la miniserie. Cioè è pazzesco, perché non solo portiamo il teatro sul web, quindi lo portiamo a casa, ma lo portiamo pure con una forma originale, mi permetto di dire, perché sono pillole, piccole puntate di una commedia. Quindi chi lo seguirà, chi la seguirà, seguirà le scene. Che la commedia chiaramente non è stata pensata per questo motivo, quindi inevitabilmente stiamo cercando nel montaggio di creare quegli stop, quei break, quei fine commedia, con quel pizzico di suspense che poi la gente dice, tale, vedremo che succede nella... Però la commedia, che già è andata in scena, ricordiamolo, quando si faceva teatro dal vivo, adesso non mi ricordo esattamente quanto tempo è passato, 3-4 anni fa, insomma, quanto tempo che c'è il Covid? Covid è un anno. Un anno, visto? Però pare che la sono chiesto. E quindi, insomma, portiamo il teatro in casa, però con questa forma, diciamo così, da fiction, da telefilm, da episodi. Sono, credo che in tutto, non mi vorrei sbagliare, 7, dovrebbero essere 11-12 episodi della durata di una decina di minuti, insomma, che poi possono oscillare di qualche secondo. Allora, per fare la sinossi di tutto quello che ha detto, perché lui è un po' Renato Zero quando c'è la fotografia, è cosa dove non c'è. Adesso la vediamo. Allora, Ernesto Peripante insieme a Black Sicilia ha, tra virgolette, registrato con la regia teatrale di Ernesto Maria Ponte e la regia televisiva di Emanuele Cammarata, Arrampicati sugli spettri. È una commedia scritta da Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo, e con la regia di Ernesto Maria Ponte, con una serie di attori che adesso Ernesto ci racconta. È stata interamente registrata come se, no, ci fosse il pubblico. Sì, 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 pause, chiaramente no, con le pause, ma con l'assenza. L'assenza del pubblico si sente. Mi sono rifiutato, totalmente rifiutato di mettere applausi e risate finte. No, deve rimanere. Abbiamo giocato su altre cose. E il nostro buon Emanuele era lì, e allora non poteva esimersi dal fare un piccolo backstage di quello che è accaduto, e ve lo facciamo vedere proprio in casa Pirutella. Prego. Te la do mai, te la forgo meglio io, perché così quindi ti do l'allaccio. Quindi il marito è morto quando ha? Ok. Dice, sì, ma la lezione è vera. Infatti, io sono morta dopo che sono diventata proprietaria. Cioè, quando è morto mio marito, così te l'appoggio. Okay. Quando è morto mio marito, sono diventata proprietaria e sono morta. Ok. Ah, il marito è morto. No, questo è un mezzo. Ti ma nel tanto andiamo da Vito, Tizio. Perché? Per bloccare sta cosa. Digitale. Tu ce l'hai digitale, io invece ce l'ho da carta. Però non lo so mettere in funzione. Di carta. La scadenza al 30 giugno. Per questo non però è stato accettato. Io appaio e scompaio. C'è un copione in scena. Ecco, siamo noi. E questo è il problema. Questo è un grande problema. Tu? Io.
devi buttare via, perché ancora il quadro c'è. Il quadro ancora c'è? No, no, il quadro l'ho levato io. Quello è il quadro che butto tu. Ciao. Guarda, sono lì, però che fa, mi che si dice. 42. No, ho sbagliato. Così? Sì. Vuoi fare il secondo atto? Cioè, si deve vedere il secondo atto. Però la facciamo, per vediamo. Ok, si pari. Matti! Sì. Abracadabra. Ah, eccoci qua, tutti tamponati severamente, però guarda qua, abbiamo riaperto il teatro, non c'è nulla. Evviva! Vacanze, via. Evviva! E ci possiamo pure abbracciare! Ma sì, siamo negativi! Siamo persone negative! Sì! Quindi ci sono più cose felici da festeggiare, certo. Grazie a Blog Sicilia, siamo a teatro, certo. Tutti insieme, tamponati e felici di respirare di nuovo l'aria del teatro. Sì, con la polvere del palcoscenico. Vi aspettiamo con la prima serie teatrale di una commedia. Tutto qua, viva Blog Sicilia. Viva! Viva! Ciao! Viva! Ciao! Arrampicati sugli spettri arriva praticamente sul nostro blog con una serie di mini puntate. La commedia è stata registrata per intero, è stata spezzettata, però poi dopo la potrete vedere per intero, vi diremo dove, come, quando, racconta. Sì, beh, insomma, a parte che la vedremo sul blog Sicilia, sicuramente la prima uscita inedita sarà sul blog. E poi chiaramente, insomma, poi vediamo, perché è una produzione Blog Sicilia, quindi di Biagio, c'è una grandissima coproduzione e collaborazione, sì, di Giancarlo Bisconti, per, sì, intenderci GB Auto, che ha dato veramente un grande contributo dal punto di vista della produzione, e quindi intanto la facciamo uscire, poi per carità non è escluso anche l'idea di metterla in TV, qualora appunto, però sicuramente la voglia è quella di vedere, di testare che esito può avere un'idea del genere, perché siamo un po', sai, perché dico, abbiamo visto, vediamo di tutto sul web, si vede di tutto, abbiamo, sì, tantissimi amici che spopolano, che fanno cose veramente troppo carine, belle, e questa, devo dire la verità, che è una situazione un pochettino particolare. Quindi, al di là di quello che può essere il mio, tra virgolette, nome nell'ambito teatrale palermitano-siciliano, sul web dobbiamo testare realmente che effetto fa una commedia a puntate. Speriamo bene, siamo qui per questo, perché casomai ne faremo altre. E poi essere pure che ne faranno altre, perché figurati, uno di questa commedia dice, dai, non sai, però siamo contenti, almeno io e Biagio possiamo vantare, esatto, questa grande idea. Allora, senti, rimani con me perché dobbiamo ricordare un paio di cose e poi ti faccio ancora qualche altra domanda. Intanto era prevista oggi una chiacchierata con Orietta Berti, che per motivi tecnici non siamo riusciti a stabilire questa connessione tra noi e la signora Berti in quel di Milano, ma la registreremo nelle prossime ore e quindi poi insomma ve la farò vedere. Seconda cosa, domani invece alle 15:30 vi aspetta un'intervista leggera, anzi leggerissima, perché domani pomeriggio, salvo imprevisti, alle 15:30 saranno ospiti in casa mia Nutella Di Martino e Colapesce. Vi faccio vedere la JPEG, eccola qua, Colapesce e Di Martino, intervista leggera, anzi leggerissima, e così come dice il testo della loro canzone, domani, dopodomani, pardon, giovedì 18 marzo alle 15:30, successo incredibile, ragazzi. Bravi, bravi. Hanno superato più di 8 milioni di visualizzazioni su YouTube, sono il fenomeno musicale del momento, questo testimonia che abbiamo proprio bisogno di leggerezza, no? Belli, bravi, sono contento per, tanto per la loro origine, che chiaramente ci fa vantare sempre di più. E poi ho anche un testo, devo dire, eccezionale, molto battiatitiano, però anche con una sua nota moderna, e a me sono piaciuti veramente tanto anche nel modo di esprimersi, quindi insomma, bravi, complimenti a tutti e due. Esatto, sempre giovedì, lo raccontavamo oggi in apertura all'assessore Ruggero Razzo, mi sono arrivate tante segnalazioni sulla pagina Facebook di Casa Minutella, quella di Blog Sicilia, neanche a dirlo, sul nostro sito online.
Perché? Perché da diverso tempo, da quando è entrato purtroppo nella vita di tutti quanti noi questo maledettissimo virus, sono stati giustamente attivati una serie di protocolli. Tra questi quello di non poter partecipare al giorno, credo, più bello della vita di un uomo, quello quando diventa papà, e quindi poter stare in sala parto con la propria compagna, la propria moglie e via dicendo. E succede che però molti mi scrivono e mi dicono: ma com'è possibile che al civico hanno adottato un protocollo che permette al papà di poter entrare e alla mamma no? Mi sono documentato, ci siamo interessati di questo, abbiamo parlato col professore Venezia e abbiamo avuto una risposta. Giovedì vi faremo sentire dalla viva voce del professore Venezia che adesso al Policlinico di Palermo è stato attivato un protocollo che permetterà al papà di poter entrare. E questa è una piccola stella che ci mettiamo noi nel, no, nella giacca di Blog Sicilia, di Casa Minutella, perché comunque da ottobre ad oggi qualche piccola cosa siamo riusciti a farla. Ahimè, abbiamo raccontato il cimitero degli orrori dei rotoli di Palermo, dove le barre restano ancora lì accatastate, ma ci torneremo sull'argomento, e se il buon Biagio Semidia me ne darà la possibilità torneremo a raccontare e per fare una sorta di sopralluogo ulteriore. Cos'è che ti manca di più del teatro in questo periodo storico, al netto dei cachet, che sono quelli che permettono ad un artista di poter vivere? Mi hai levato le parole, che stai dicendo i cachet? Quindi mi hai tolto in anticipo la risposta. Manca... Io tengo a precisare, ma tu lo sai perfettamente, che il nostro mestiere è fondamentalmente fatto di empatia, e a me manca proprio il pubblico, cioè a me manca. Io che non sono uno, ecco, a proposito, non sono sicuramente uno che lavora tanto nel cinema, non mi chiamano mai perché ho i colori molto normanni, quindi non, così mi dicono, non ci dicono, ma guarda, lei dice non ha i caratteri siciliani, esatto. Che minchia si dice, cioè dico così. Per farglielo capire, giusto a proposito di, sì, Di Martino e con la pesce, però insomma niente, questi giorni in cui si racconterà la storia di un boss magari nato a Istanbul, a Oslo, allora potrebbe... Sì. Ma no, quindi io proprio amo il teatro, faccio il cabaret, faccio lo spettacolo, il one man show, sto sulla platea, sul palco, davanti a una platea, quindi aridatemi la gente, datemi la gente, la vita del pubblico. Questa è la cosa che chiaramente manca, perché per noi che facciamo questo tipo di lavoro e che specialmente lavoriamo a contatto col pubblico e magari non davanti alla telecamera, lo dico con molta, diciamo, non voglio sembrare scurrile, per noi è un puro e vero atto sessuale, quindi io non faccio sesso da quasi un anno. Quindi, però insomma siamo in chiusura, perché l'astinenza, sì, manca qualche minuto e chiudiamo. No, ricordiamo. No, infatti ti volevo dire, raccontiamo il cast e di infatti, sugli spettri. Ti volevo dire, fammi questa domanda di raccontare il cast. No, siamo tutti in scena, Arrampicati sugli spettri, un testo mio di Salvo Rinaudo con la mia regia, e poi c'è Clelia Cucco, c'è Rossella Leone, c'è Tiziana Martirotti, c'è Roberto Spicuzza, c'è Mattia Macaluso, e insomma è una situazione veramente molto particolare, mi piace poterla raccontare, ha avuto un buon successo. Tu pensa che questa commedia, che a proposito di cinema, un giorno, una domenica, noi al Jolly l'abbiamo replicata 3 volte in un giorno. Ah, cosa, ogni tanto mi piace pure vantare, quindi ha avuto veramente tanto successo. Penso che sia divertente, speriamo che lo sia anche attraverso. Quindi la prima, possiamo dirlo, perché la possiamo dire, questa è la prima commedia a puntate sul web. Esatto. Sottoscriviamolo, perché dico, appunto, poi come dicevo prima, ce ne saranno domani altre. Quindi noi qua da Minutella, da Blog Sicilia, con Biagio Semilia, possiamo vantare di avere questo fatto primato, la prima commedia a puntate sul blog, e sul blog che è Blog Sicilia, ma sul web. Senti, che ti avrebbe detto Gigi Proietti di questa iniziativa? Mai, io credo che... Io sono sul web, sono molto amico di Carlotta, che l'altra volta aveva pubblicato delle cose che Carlotta faceva Carlotta Proietti, e che faceva così, lei ogni tanto appunto in quarantena, e aveva pubblicato un video dove c'è una canzone, Dezz'amore, cantata in un modo particolare, e ogni tanto passava Gigi Proietti che diceva il suo Dezz'amore. E beh, io non penso che lui... Proietti, che vuoi dire? Proietti, secondo me, l'espressione che ho usato poco fa io della passione, dell'atto sessuale nei confronti del pubblico,
penso che sia un qualcosa che involontariamente o che volontariamente lui ci ha saputo insegnare. E quindi io credo che pure Proietti avrebbe sofferto la mancanza del pubblico. Allora, arriva su blocksicilia.it, lo scoprirete prestissimo, Arrampicati sugli spettri. C'è anche da raccontarvi che c'è un'altra nostra produzione che in questo momento è online. Intanto queste sono le immagini dal backstage, c'è una bellissima scenografia, il Teatro Jolly peraltro è un gran bel teatro, e peraltro salutiamo tutto il comparto tecnico del Teatro Jolly che ha lavorato in un periodo in cui i poveri loro non hanno potuto lavorare, quindi è una bella iniziativa, ci mettiamo, come si dice, come si direbbe, pardon, ci mettiamo il cappello in questa primizia. Altra produzione firmata blog, Trazzera, che trovate sulle nostre pagine Facebook, che trovate sul blog, ma anche su Video Ragione, tutti i giorni alle 12 alle 19.30 circa, non ricordo bene gli orari, però insomma se venite sui nostri social trovate tutto, con tanti ospiti, uno show cooking divertente con Sonia Hamza. Non lo so dire, Hamza. Ma tanti, eccolo qua. Ecco qui la JPEG, è partita l'8 di marzo. Vedete, Mordino, ci sono anch'io, dalle foto si vede. Esatto, quello con gli occhiali che tiene la birra in mano è Ernesto Mariamonte, che si è analfinizzato. Claudio Batta, che Cacioppo, Mordino e tanti altri ospiti. Credo che la tua puntata è andata proprio ieri. Se la memoria credo di sì, è andata proprio ieri. So. Cos'hai cucinato? Ti ricordi? Ma adesso non mi ricordo. Ieri è andato in onda una triglia quasi a beccafico, una sorta di triglia. È già allora, il fuoco che, insomma, chiudiamo, è molto grazie Ernesto, in bocca al lupo per tutto. Prima di chiudere volevo segnalarvi questa cosa, a me piace sempre dire tutto quello che penso, e noi vi ringrazio perché siete veramente sempre in tanti a seguirci sia sul web, sui social, che in radio la sera e anche in TV, perché siamo in contemporanea diretta. Ringrazio tutto il gruppo editoriale della famiglia Minardo e del gruppo Video Regione. Però ecco, mi lamento di una cosa: siete molto molto resti nelle condivisioni sui social. Se vi piace quello che abbiamo fatto, e se per esempio tutta la parte iniziale che abbiamo fatto, in cui vi abbiamo raccontato di vaccini e tutto il resto, vi è servita, condividetela ai vostri amici, è fondamentale che voi lo facciate. Quindi serve la condivisione e la partecipazione di tutti, perché io vi posso impegnare a fare il meglio possibile, ma grazie a quello che stiamo facendo voi avete un tasto che si chiama condividi, per cui andate sulla pagina Facebook di Blog Sicilia, trovate il tasto condividi, condividete a più non posso, fateci questo regalo non tanto per i nostri numeri quanto per la diffusione di tutto quello che stiamo facendo, che per noi è importante. Vi faccio dare il saluto finale da Ernesto Mariaponte. Vai, chiudi tu, compare, come meglio ti va, vai! Signori miei, perché Casa Minutella è Casa Minutella. Esatto, sigla, ci vediamo giovedì, grazie, Dio vi benedica, sigla!